Siamo qui con il consigliere delegato al turismo e alla cultura, Giuseppe Vespoli. Abbiamo una stagione veramente eccezionale che si è aperta a Positano con numeri straordinari, impensabili, e ora si comincia anche con una grandissima stagione degli eventi. Sarà ripetuta la stagione dell'anno scorso? Come si sta organizzando il comune? Buon pomeriggio Michele, certamente, anzi, colgo l'occasione per dare il via a quella che è la seconda edizione di Vicoli in Arte, quest'anno una kermesse che ha raddoppiato nell'intento e anche nel valore stesso della kermesse. Abbiamo una grande scuola di teatro, di arti sceniche, dove siamo riusciti a raccogliere una grossa fetta della popolazione positanese per far sì che culmini in un evento dove tutta la cittadinanza possa essere presente. La kermesse naturalmente Vicoli in Arte raddoppia con appuntamenti anche nelle frazioni, ma soprattutto sarà incentrata nella zona della spiaggia, che è l'imbuto, diciamo, il centro del nostro paese, dove tutti i turisti saranno naturalmente piacevolmente sorpresi È da coinvolti da queste manifestazioni. assolutamente coinvolti da queste manifestazioni in cui il comune ha lavorato a stretto braccio con Giulia Talamo e Dario Avecone per far sì che la seconda edizione risulti il doppio in termini di rimandi scenografici ed emozionali rispetto a quella già meravigliosa che abbiamo avuto nel 2021. Grazie, Giuseppe Vespoli, e sentiamo ora gli altri protagonisti.